Allora, carissimo Sano, ci dici un po' qualche cosa degli vari eventi sportivi che siamo a conoscenza della settimana che è appena passata? Certo, giustamente hai fatto una giustissima precisazione di quelli che siamo a conoscenza, perché lo sport a Chioggia non si limita solo al calcio o ai soliti noti, ecco, ci sono tantissime realtà che magari anch'io, io stesso come fiduciario CONI non sono neanche a conoscenza o avvisato, magari è una lacuna mia o della comunicazione non essere a conoscenza, magari ci vorrebbe anche qui una collaborazione da parte di chi organizza altri eventi nel comunicare meglio questa cosa qua, ma io credo che con un po' di buona volontà nelle prossime settimane si attuerà, diciamo, una camera di concertazione per informare al meglio. Saluto Don Sergio che sta passando. Buongiorno Don Sergio. Andiamo avanti. E quindi questo. No, tornando, diciamo, a quelli al weekend, chiamiamolo così, sportivo della città di Chioggia. Ho appena sentito Paolo Albiero e mi ha comunicato che il triathlon è andato benissimo. Tieni presente che ormai il triathlon e Paolo con tutto il suo staff ormai sono diversi anni che stanno 11 lavorando. anni. E quindi è veramente un valore aggiunto per la città e per quelli che sono gli eventi sportivi turistici. Quindi io direi che quello è già una cosa molto buona, ecco. Dopo c'è stato l'esordio positivo della Clodiense a Feltre e anche là diciamo che già a partire bene, insomma, si dice che è a metà dell'opera, però il lavoro ancora tanto, però tanto si è partiti bene, adesso c'è tutto il tempo per esaminare con maggiore attenzione quello che è il reale valore della squadra, visto che c'è ancora una settimana di tempo per poter eventualmente porre in essere eventuali correttivi, che forse anche non c'è bisogno, io sto dicendo così una cosa forse in più, ecco. Tieni presente che invece noi stiamo già lavorando per il prossimo anno, per quello che è la prossima stagione sportiva turistica. E ieri eravamo presenti a Marina di Ravenna ad assistere alla finale dei campionati mondiali di Beach Soccer. Tutto bene, purtroppo ha perso il Brasile. Ah, ai, 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 ai. Mi dispiace perché Dispiace so che tu tantissimo. è un debole per il Ma Brasile. no, ma tieni presente che c'erano tantissimi brasiliani che erano veramente prima della partita, c'era una festa incredibile. Purtroppo la festa alla fine l'hanno fatta i russi, ma devo dire che hanno giocato benissimo, hanno veramente la partita l'hanno meritata i russi. Il Brasile ha vinto le ultime quattro edizioni dei campionati mondiali di Beach Soccer, diciamo che è stato un omaggio, non so se sai questa cosa, Andrea, che in settimana una squadra di hockey Sì, lo so, russa purtroppo lo è so, sì. Un precipitata, quindi diciamo è stato un pensiero per loro, quindi va bene così. bel pensiero. Quello che però è utile a noi, e sono andato io su ieri, io e Marco Lanza, siamo andati appunto a prendere ulteriori contatti con la federazione, anche internazionale, per quello che potrebbero essere alcuni eventi che potrebbero interessare la nostra città. Ci accenni qualcosa? Quello che è il Beach Soccer, semplicemente rinverdire quella che era la tradizione degli sport di spiaggia a sottomarina. Abbiamo fatto il footvolley, abbiamo fatto il beach volley, i campionati italiani di beach volley insieme con Gazzetta, Sky, la Rai. Quindi ecco, l'idea è quella di riproporre per il prossimo anno una stagione sportiva turistica all'altezza della nostra tradizione, ecco. Non dico di più, però quantomeno in linea con la nostra recente tradizione. Ok, io ti ringrazio perché siamo già sui 4 minuti e Anche troppo, quindi direi. vabbè. Ciao, grazie. Ciao. Ciao, ciao.